Sir Radcliffe. Prego. Giuro su Dio onnipotente che tutto ciò che io deporrò sarà la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Signor Radcliffe, lei è cittadino degli Stati Uniti d'America, vero? Sì, esatto. E da quanti anni risiede a Londra? Più o meno 5. Durante i quali lei è stato, come tuttora, un dirigente della società trasporti aerei Jason Root. Un impiegato, ufficio vendita. Signor Radcliffe, la sera di mercoledì 1 settembre, lei era negli uffici della società trasporti aerei Jason Root? Sì. Le era stato chiesto di fare straordinario? No, stavo sbrigando della corrispondenza. Non le era stato chiesto lo straordinario? Gli impiegati non fanno mai straordinari a meno che non lo richiedano. È il sistema della ditta. Lei sapeva che proprio quella sera una somma in contanti più cospicua del solito sarebbe stata portata dagli autisti addetti alle consegne controassegno? Chiunque si fosse trovato in direzione durante il giorno avrebbe potuto saperlo. Chiunque? In che senso chiunque? Le informazioni sulle spedizioni sono contenute nell'ordine del giorno. E chiunque avesse letto l'ordine del giorno avrebbe saputo che più di 60.000 sterline in contanti sarebbero arrivate quella sera in ufficio? Chiunque sapesse decifrare il codice che usiamo per quelle liste. La persona che ha l'incarico di preparare quelle liste deve conoscere il codice, naturalmente. Sì. Vuole dirci il nome della persona che mercoledì 1 settembre aveva questo incarico? Donald Heath. Vuole parlare un po' più forte? Donald Heath. E così la sera di mercoledì 1 settembre vi erano soltanto 3 persone negli uffici della ditta. Lei, la vittima e Donald Heath, un impiegato noto per essere molto svogliato, incline agli errori e all'assenteismo e che in quella particolare sera aveva richiesto di fare dello straordinario. Non aveva a che fare con le spedizioni, dovevo fare straordinari, cercavo di tirarmi un po' su, volevo mettermi in pari. Silenzio! Il signor Root e lei sapevano della presenza l'uno dell'altro? Sì, si era affacciato nel mio ufficio. E anche Donald Heath si era affacciato? No. No. Signor Radcliffe, lei vide Donald Heath al suo tavolo in direzione? Sì. E gli parlò? No, il suo tavolo è all'estremità opposta. E quando attraversai la stanza, egli era chinato in avanti, come se... Lei non si fermò attraversando? No, andai dritto nel mio ufficio. Ero uscito a prendere un sandwich. Sapevo che sarei tornato a casa molto tardi. Mentre stavo tornando, mi ricordai che non avevo telefonato a mia moglie per dirle che non sarei tornato per la cena. Volevo telefonarle subito per dirle di mangiare pure e per scusarmi. Mentre facevo il numero, udii Ruth che mi chiamava. Sei tu, Cliff? Non avrebbe potuto essere Donald Heath a chiamarla? Non mi avrebbe chiamato Cliff. Marta? Scusa se non sono venuto a cena stasera. Dovevo prendere delle decisioni circa i titoli che ho in America. Uno di questi giorni perderai la camicia. Non io, uso il denaro di mia moglie. Voi americani non avete scrupoli a mandare in giro la moglie senza camicia. No, non lo so, un paio d'ore, forse anche meno. Sai che mi piace che mi aspetti. Hai cenato? Ho mangiato un sandwich. Io ho dovuto aspettare quei contrassegni. Sono arrivati? Ti vado ad aiutarmi a contarli. Vieni a vedere che effetto fa stare nei quattrini fino al collo. Preferisco non provarlo. Allora vieni a bere qualcosa prima di andartene. Ok.
ucciso un uomo! Agenti! Lei inseguì l'uomo e lo sorprese. Grazie, signor Radcliffe. Signor Radcliffe, quando lei scoprì il signor Heath giù nella stanza della caldaia, aveva qualcosa in mano? Sì. Vuol dire alla corte? Una bottiglia. Non aveva una borsa contenente 60.000 sterline? Niente affatto. Grazie, signor Radcliffe. Lei avrà certo appreso nel corso del processo che la stanza della caldaia è stata perquisita più volte e che non sono state trovate né la borsa né le 60.000 sterline. Sì. Eppure lei è certo che l'uomo che lei vide correre fuori dell'ufficio della vittima con una borsa in mano è l'uomo che lei trovò nascosto nello scantinato con una bottiglia in mano. È assolutamente certo che fossero la stessa persona. Sì. Per favore, signor Radcliffe, ci pensi bene. Non avrebbe potuto sbagliarsi. Non c'era nessun altro laggiù. La gente e io ce ne assicurammo. Non so cosa sia accaduto della borsa. Mi perdoni, signor Radcliffe, non avevo intenzione di irritarla. Ma lei non crede possibile che l'uomo con la borsa sia entrato nello scantinato e ne sia uscito da un'altra porta mentre l'imputato Heath era rimasto là tutto il tempo, e cioè tutto il tempo della rapina e dell'omicidio? Non sarebbe possibile una tale spiegazione? No. Bene. La sua deposizione è finita, signor Radcliffe. Non dovevi venire qui, Martha. La giuria sta mettendoci molto tempo. È il denaro che li preoccupa. Perfino in corte d'assise esistono preoccupazioni finanziarie. Io mi domando cosa ne abbia fatto. Se lo restituisse adesso, potrebbe salvarsi la vita. Forse questa è l'unica cosa che potrebbe indurlo a rinunciare a tanti soldi. La spalla. Un affare. Forse è la volta buona. Chi è quell'uomo? Il mio futuro socio. Se tutto va bene. Sì, abbiamo votato. Noi riteniamo l'imputato colpevole. No, no, lo giuro davanti a Dio, no, avete sbagliato! Radcliffe, diglielo, Dio del cielo, ti prego, digli la verità. Tu lo sai che non sono stato io, tu lo sai, vero, che non sono stato io. Silenzio. Mi dispiace. Diglielo, Radcliffe, che non sono stato io. Silenzio. Devi essere stato tu, sei stato tu, sei stato tu, Radcliffe. Non sono stato io, ve lo giuro, sei stato tu, Radcliffe. Sei stato tu, Radcliffe.
Cliff, andiamo a casa. Marta, se non ti dispiace, vorrei dare un'occhiata a una cosa e... vorrei che la vedessi anche tu. Ecco, eccola lì. Tutta quella fila di edifici, a cominciare da quello scuro laggiù fino a dove è attraccata quella nave bianca. Ecco cosa intendevo dicendo un affare. Appartengono all'International Freight Forwarding, ma se noi riusciamo a combinare questo affare... Tu e chi? Morris Brooke, quello con cui ho parlato in tribunale. Lui ha la possibilità di rilevare la International, ma ha bisogno di qualcuno che ci metta una certa quantità di... Aspetta qui un minuto, per favore. Che cosa vuole? Perché me lo chiede? Stava seguendo me, lei era in tribunale. Sì, l'ho proprio seguita, è vero. Perché? Un impulso, signor Radcliffe, irresistibile, ecco tutto. Lei cos'è? Mi conforta, signor Radcliffe. Da anni nessuno si preoccupa di Jerry Clay, tanto da chiedergli... Sono un avvocato. Tenga, non vale niente. Sono radiato dall'albo. Che cosa vuole? Ringraziarla per la sua superba recitazione di oggi. In che modo ammirevole ha raccontato la sua storia in aula. Sembrava la verità scolpita nel bronzo. No, il mio interesse è puramente professionale. Non possono radiare anche il mio interesse. No, questo non possono farlo. Ridurmi a guadagnare la vita come manovale, per esempio, possono farlo. Ma ridurre il mio interessamento in... In che cosa? Mi domando spesso che fa un uomo dopo averne condannato un altro al carcere a vita. Prende il tè, va in chiesa... Fa l'amore. Ho sempre l'impulso di osservare il comportamento di un uomo in queste occasioni. Potrebbe definirmi un piccanaso cerebrale. Dai, deve essere un pazzo. Hai sentito cosa ha detto? Credevo volesse ucciderlo. Che cosa ha fatto? Niente. Freddo. Non ho più freddo, ora che mi stringi così. Sei stanca di fare la vita che facciamo? No. Ti dispiace di dover sempre rinunciare a tutto? No, qualcosa ce l'ho. Noi stiamo parlando di due cose diverse. Non mi importa di dover rinunciare a quel che tu chiami tutto. A me sì. Sì, lo so. Ma è quasi finito il periodo di rinunce. Grazie alla International e a Morris Brooke. Sai da quanto tempo aspetto questa occasione, Marta? Tutti quegli anni in America dopo la guerra senza che accadesse mai niente. Poi, dopo venuto qui, ancora niente. Quel tale Brooke, hai detto che ha bisogno di qualcuno con un po' di soldi. E di esperienza nel ramo trasporti. Tu hai l'esperienza. E ho anche i soldi. Non crederai mica che abbia giocato in borsa solo per il gusto di giocare, vero Marta? Vuoi dire che ti è andata bene? Ho fatto un colpo. Le ho messo il biglietto dell'aereo nella borsa, signor Reddick. E come al solito il nostro signor Colette l'aspetterà a Berlino. La conferenza sarà tenuta a Rue d'Astorge 25. L'ho scritto nella sua agenda, insieme agli altri appunti. Chi è questo nome? Castor, John Castor. È per lui che si fa queste riunioni dell'associazione trasporti. Ho messo una forca sotto il suo nome per ricordarle che sta operando sotto costo per eliminare lei e gli altri concorrenti. Buonasera, signore. Grazie mille, signore. Ricordo che lei non fu soddisfatto dell'albergo quando andò a Parigi l'anno scorso. Ah no, fu 2 anni fa.
Fu perché non c'era la signora con lei. Come fa a ricordare tutte le piccole cose che le dico, Miss Osborne? Lei mi paga bene. La signora non viene con lei domani a Parigi. No, starò via soltanto un paio di giorni. Non le ho messo un appunto perché le mandi dei fiori. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Lo so. Penso sempre a mia moglie. Lei è un marito perfetto. Stasera ceniamo fuori, ricordi? Vediamo, ho dimenticato uno dei nostri anniversari. La segretaria non te lo permetterebbe. Le ho dato una lista completa 5 anni fa, il giorno che l'hai assunta, per essere esatti. E ogni tanto ci faccio delle aggiunte. Sei particolarmente elegante stasera, Marta. È un'occasione speciale? No, un capriccio. Ti dispiace assecondarmi? È una ruga quella che hai vicino all'occhio sinistro. Portami in un locale elegante a luci tenue e dimmi che non lo è. Stavo scherzando, tesoro, però hai l'aria un po'... Non sei preoccupata sotto tutta quell'eleganza? Oh, no, no, no. No, aspetterò che tu abbia finito e poi andremo a cena. E poi a casa. Rilasciati e leggi che cosa accade nel mondo. Devo sbrigare un po' di lavoro prima di partire. Miss Osborne, se questa spedizione va via mare sarà soggetta... Hai letto questa storia? No, non ho ancora visto il giornale. Alla televisione non parlano d'altro da stamane. Hanno perfino mostrato un film del luogo dove l'hanno trovato abbandonato. Cosa hanno trovato? Un sacco postale pieno di lettere. Era uno dei sacchi rubati in quella rapina al treno postale di circa 5 anni fa, ricordi? Il sacco era intatto, forse i ladri l'hanno nascosto e non sono tornati a prenderlo. Cliff, sai cosa hanno fatto alla posta centrale? Le lettere erano tutte in perfetto stato. Ci hanno messo il timbro con segna ritardata e le hanno spedite come se non fosse successo niente. Molto inglese. Miss Osborne, mandi un telegramma alla Mercant Bank di Seattle e dica... Una di quelle lettere era per te. Ho capito, l'hai aperta. No. Perché no? Caro, non t'arrabbiare. Solo perché l'hai aperta. Oh, Cliff, ho resistito per ore. Ma era arrivata e i notiziari ripetevano il fatto e... Era indirizzato al nostro vecchio indirizzo. Che cos'era, un conto? No, no, era personale. Meglio controllare prima di asserire che abbiamo pagato, potrei sbagliarmi. La lettera parlava di un omicidio, l'assassinio di Jason Root. Dove? L'ho gettata via. Dove? Pensavo che prima mi avresti chiesto perché. Nel cestino del tuo studio. Va bene, perché? Per quel che c'era scritto. Che c'era scritto? Radcliffe, tu hai ucciso Jason Root. Non mi commuovo, Ferit, gli sta bene. Ma mi commuovono quelle 60.000 sterline che sono finite nelle tue tasche. E i miei sentimenti dovrebbero valere 30.000. Mandamela entro 10 giorni o dirò tutta la polizia. Ed era firmata... Jeremy Clay, casella 211 Londra. Sai che cosa penso? Tu ci credi? Cliff, non ci scherzare. Niente, l'ho capito che era un ricatto. E chi è stato a trovarlo, il sacco postale? Sarebbe andato alla polizia se non ti facevi vivo entro 10 giorni. Ma tu non ricevesti la lettera, perciò non potevi farti vivo. Evidentemente non è andato alla polizia. Non ti ha scritto di nuovo o telefonato, vero Cliff? Questa storia ti preoccupa, eh? No, no. Beh, sì. Sì, mi preoccupo un po'. Io non ho l'abitudine di ricevere lettere che accusano mio marito di essere un ladro e un assassino. L'hai ricevuta tu, Marta? Comunque, Cliff, ho confrontato le date e le date dimostrano che non è vero. Il processo è stato 6 anni fa e la rapina 5. Quindi la lettera è stata scritta un anno dopo il processo. Ora, se quest'uomo sapeva qualcosa, perché ha aspettato tanto? Vuoi dire se sapeva che era un ladro e un assassino? Oh, Cliff, ti prego. Ha aspettato perché all'epoca del processo non avevi niente che avrebbe potuto estorcerti. Non c'era motivo di pensare che tu avessi rubato il denaro. E ucciso Ruth. Un anno più tardi deve aver letto che tu e Morris avevate comprato la International. E ha pensato... Che dopo aver portato il lutto per Ruth avessi usato il suo denaro per comprarmi questo mondo dorato nel quale viviamo.
È stato proprio un anno dopo il processo. Non è così, Marta? E il denaro non fu mai trovato. E tutto questo vi mette nel bel mezzo d'un mucchio di coincidenze, non è vero? Sì, Cliff, ma soltanto questo. Una coincidenza. Dannata coincidenza. Mi va bene per andare al circo? Sì, sì, certo, caro. Dobbiamo aspettare. Il suo solito tavolo, eh? Mi dispiace, non l'aspettavamo stasera, signor Radcliffe. Vediamo. Tra circa mezz'ora? Aspetteremo al bar. Prego. Grazie. Grazie. Il solito? Sì, signore. Permetterai che quel piccolo ricatto ti rovini la cena? Non è caso di parlarne, Cliff. Io ho gettato la lettera, tu hai gettato il nastro magnetico. Sarà meglio che andiamo a casa a discutere a fondo la questione. Signore Raffi? Gli aperitivi. Oh, salve! La loro vecchia amica, la signora Harris, li invita al nostro tavolo all'estremità del bar. Io sono St. John. Lily è qui. Stavamo finendo di bere l'aperitivo e... andiamo a salutarla, George. Ne rimarrebbe offesa. Sconvolta, ma senza darlo a vedere. Anche quando sorride, soffre internamente. Cara. Salve. Non mi avevi detto che sareste stati liberi stasera? Allora, come vanno le cose in paradiso? Avete già conosciuto il mio signor St. John? Ti presenti i miei amici Radcliffe, George e Martha, offri loro da bere. Grazie, no, abbiamo già... Manny è il mio ultimo giovanotto. Io lo mantengo mentre scrivi i suoi piccoli drammi e lui mi impedisce di diventare troppo vecchia mentre mio marito fa il diplomatico. Sai che mio marito è sempre... Hai le sue notizie recenti? Solo a mezzo assegno. Non è terribile da parte mia? Ma io amo che tutti mi sospettino di tutto. Voi pensate che lo faccia per sentirmi superiore? Voglio dire, essendo innocente, lasciando che tanta gente inferiore mi sospetti del peggio. La gente sospettosa è inferiore, non è vero? No. Non tutto. Non al principio, in ogni modo. Beh, che mi crediate o no, io sono innocente. I miei rapporti con Manny si limitano a fargli scrivere uno di quei drammi arrabbiati sui giovani che combattono i loro problemi su di un letto disfatto. Ma io deploro l'ira, lo sai. Il massimo che mi permetto è la petulanza. Indubbiamente è piuttosto femminile, ma con le emozioni femminili si è sempre più indulgenti. Non è d'accordo, signor Radcliffe? Beh, io non so, mia moglie non si emoziona troppo spesso. Calmati, Manny, ed offrimi da bere. Prantiamo insieme, noi quattro soli. Noi stavamo andando a casa. E allora sono noi tre. Cliff deve lavorare, parte per Parigi domattina. E tu non vai? No. Oh, allora faremo un po' di spese insieme. Ti vengo a prendere verso le 10. Mentre andiamo in giro, mi racconterai tutte le novità. Buonanotte. Già ve ne andate? Buonanotte, signor St. John. Buonanotte. Pasticci in paradiso. Perché non mi hai telefonato in ufficio appena l'hai letta? Letto cosa, Cliff? Lo sai, quella lettera che mi accusa andiamo, di essere... Oh, andiamo, Cliff, me ne ero scordata completamente. Avevi imparato la lettera a memoria, devi averla letta e riletta. Perché non mi hai telefonato? Non era il caso che ti leggessi una cosa simile al telefono. Marta, guardami. Senti, credi realmente... Oh, naturalmente no. Tu sei mio marito e io ti amo. Non puoi essere un assassino. Perché tu mi ami. Non potrei amarti se tu fossi colpevole di una cosa simile. No, Marta. Non potresti credermi colpevole se tu mi amassi. Io ti amo.
Marta. Quella lettera deve averti colpita molto, altrimenti mi avresti telefonato e ne avremmo riso insieme. Sì, lo so, Cliff, lo so. Avrei voluto che fosse così. Scusami. Va bene. Non diceva niente di piacevole se cadesse in mano a qualcuno. Non accadrà. Per favore, Cliff, non ne parliamo ancora. Dimentichiamola. Non la dimenticheremo. Finché tu non sarai convinta che non è nient'altro che quello che è, un'assurdità. Ne sono convinta, Cliff. Tu mi hai convinta. Senti, Matt. Tutto questo affare è sepolto da anni. Perfino il tizio che scrisse quella lettera, neppure lui le ha dato seguito. È una cosa morta. E anche tu devi ucciderla. Pensi che dovrei denunciarlo alla polizia? I ricattatori hanno un'arma terribile. Qualsiasi cosa dicano, ognuno è pronto a crederla, almeno in parte. Non pensi come mi danneggerebbe questo sospetto? I miei affari, la mia vita, tutto. Non permetterò che accada, Marta. E nessuno dovrà permetterlo. Ricordalo. Cliff, ti devi alzare presto. Sai che ci succede quando cominciamo a parlare? Tutto ad un tratto si fa giorno. Non abbiamo neppure cenato. Non ho fame. Vuoi che porti su qualche sandwich e ci sediamo e parliamo? No, e... Cliff, per favore, non posso. Mi sembra vero. Siamo sposati da tanti anni, noi ci conosciamo, sappiamo tutto l'uno dell'altro. Tu credi che una donna possa vivere con un uomo, dormire con lui e non sapere se ha accanto un assassino? Gli assassini amano in modo diverso? Dispiace. E tu hai ragione. L'avrei capito in qualche modo. Vieni a letto. Se tu dubiti di me adesso è perché hai dubitato di me per molto tempo. Forse da quando io ho fatto tutti quei soldi. Forse prima ancora, forse fin dal processo. Oh, no, no. George Radcliffe. Che succede, Matt? Niente. Niente, Cliff. Devo finire quel lavoro, Matt. Penso che dormirò nello studio così non ti disturbo.
Informazioni, per favore, avete tra gli abbonati un Jeremy Clay? Sei tagliato. Perché non usi un rasoio elettrico? Mio padre mi regalò questo quando compì 13 anni. Ne avevi bisogno a quell'età? Sì, sono stato molto precoce. E ricordo che alle ragazze faceva molto effetto. Anche a me piace con la barba un po' lunga. Chi ci sentisse fare questi strani discorsi penserebbe che abbiamo passato la notte insieme. La valigia? L'ho fatta ieri sera. Non hai lavorato? Lo farò in aeroplano. Io non mi sono addormentata subito. Stavo per chiamarti, ma pensavo che stessi lavorando. Ti ho sentito parlare al telefono. Vuoi sapere chi ho chiamato, vero? Lo volevo ieri sera. Me ne vergogno un po'. Ti comporti come una moglie che comincia a dubitare che il marito la tradisca. Ma i tuoi dubbi sono peggiori. I miei dubbi? Non hai dei dubbi? Non lo so. Se mi comporto in questo modo, forse significa che ne ho. Almeno un po'. Non si può dubitare solo un po', Marta. E come l'onestà? Niente mezze misure. O si è onesti o non lo si è. Cliff, rinuncerò al mio appuntamento con Lily e verrò con te a Parigi. Voglio starti vicina. No, hai bisogno di star sola per pensare. Ma io non voglio. Beh, fallo. Prima che io ritorni, chiarisci tutto con te stessa e cerca di liberare la tua mente. Ah, sì, lo farò, Cliff. Non so se lo farai, ma è meglio che ci provi. Marta, non voglio doverti fornire delle prove, mi ripugna. Voglio che tu mi credi. Io non ho bisogno di prove. A volte tutti ne abbiamo bisogno. Anche se non dovremmo. Vuoi mettermelo in valigia? Naturalmente non mi hai detto tutto, Marta, e io non ti biasimo perché sei il cielo se chiacchiero. Però penso che l'ultimo posto al mondo dove si debba permettere ad un uomo di andare, anche quando i rapporti non sono tesi, è Parigi. Naturalmente, essendo donna, tutto quello che so di quella certa Parigi è quello che mi raccontano gli uomini. Ma se io avessi un marito come George, anche se solo conoscessi un uomo come George, io prenderei il primo aereo e... George è in quel castello, Marta. Lily, per favore, non farmi scherzi. Scherzi? George è a Parigi. L'ho visto in quel castello. No, Marta, George non è a Parigi. Che cosa vuole lei? Chi le dà il diritto di introdursi in questa casa? Mi è stato dato questo indirizzo di Jeremy Clay. Potrei sapere da chi? Da un amico compiacente. Peccato che non siano tutti così compiacenti. Io lo so. Mi segua? Grazie.
Jim. Mi dispiace di non poterla fare accomodare. Lei sa dove posso trovare Jeremy Clay? Ho detto di sì, no? Oh, sieda sulla metà del mio letto. Capirà perché mia moglie mi ha lasciato. Ha detto che non le importava di non mangiare, ma che alla sua età non poteva fare a meno del letto. Che donna esagerata. Senta, sono in ritardo. Bibliomania la chiamano. Ecco cos'ho. Dove posso trovare Jeremy Clay? A questo arriveremo tra un po'. Ho cominciato la mia collezione con le Bibbie e poi sono passato dai libri sacri, sempre più giù, fino a quelli considerati come libri di genere non purgato, quelli che la gente per bene crede si trovino solo a Parigi. Il che mi fa pensare al signor Clay. Aveva una grande passione per quella letteratura e quando abitava qui veniva spesso per dargli un'occhiata. E dov'è adesso? Alla fine si sposò. Non saggiamente, ma abbastanza bene, con la proprietaria di una libreria nella prima via qui di fronte. Calda arrotte. Mi desiderava, signora? Oh, no, non era niente di importante. Volevo sapere se il signor Heathcliff era partito. Penso di sì. Il suo volo era in orario? Sì, credo di sì. Lei lo ha visto prendere l'aereo? No, l'ho lasciato alla dogana, signora. Ah, grazie, Jim. Taxi! All'aeroporto, presto. Sì, grazie, Betty. Passami. Salve, Cliff. No, no, ero sveglia. Come si sta a Parigi? Tu sei il tipo che non dovrebbe mai andare a Parigi senza una donna. Certo che mi manchi stanotte. E mi sei mancato anche oggi. Tu sai che Lily ha sempre voglia di scherzare. Ma ha detto di averti visto in un taxi oggi, in città. Tu la credi capace di questi scherzi? Sei ancora lì, Marta? Senti, devo far cominciare questa riunione. Ti chiamerò domattina. Oh, Cliff, aspetta. Io mi riesce difficile domandartelo francamente. Tu eri a Londra oggi? Ti telefono domani, Marta. Buonanotte. Sì, Betty. C'è qui quel signore per lei, il socio del signor Reddy. Signor Brooke? Sì, signore. Ah, mi dispiace di arrivare qui così senza aver telefonato. So che ci tieni molto alla forma. Che cosa fai qui a Londra? Affari. Deve essere una cosa importante per stanarti da New York. D'importanza vitale. Giorgio è a Parigi. Lo so. Ti dispiace far aprire la camera degli ospiti? Le mie valigie, per favore. Sai, questi aerei a reazione saranno velocissimi e pratici, ma tendono a sconvolgere un po' la gente. Il cappello e il paltò, per favore. Ti dispiacerebbe di rimettermi in sesto, Marta? Magari con un drink? Betty, dopo aver aperto la stanza, portami giù la vestaglia. Fa un po' freddo qua giù. Sì, signora. Certa gente produce da sé il proprio freddo, come altri generano il proprio calore. Marta, tu sei la padrona perfetta, anche se non gradisci particolarmente un ospite, ti ricordi di quello che beve.
Come sapevi che Giorgio era a Parigi? Me l'ha detto. Ieri sera, quando ti ha telefonato? Mi ha telefonato ieri sera. Come hai conosciuto Giorgio? Come? Non sono sicuro di ricordarmelo. Era inevitabile, suppongo. Io sono un affarista e Giorgio è un intrepido giocatore. Era naturale che ci incontrassimo prima o poi. Quando? Vuoi sapere il giorno esatto? Sì. Quando ebbi un grosso affare da proporgli e George ebbe una grossa somma da giocare. Tu saresti un pessimo testimone, Morris. Non rispondi mai direttamente. Oh, ma non siamo in tribunale. È meglio che me ne vada a dormire. Che modo amabile per chiudere una conversazione. Una padrona perfetta mi accompagnerebbe alla mia camera. Preferisco non essere perfetta. Lo sei. Oh, Morris, per favore. Io credo che tutti ci divertano. A far cosa? A trattarmi con questa appassionata animosità. Tu fai sembrare provocante anche l'animosità. Su, andiamo. Ah, non sei obbligata ad essere espansiva, ma potresti dimostrarmi un po' di gratitudine. In fondo sono io che ho preso Giorgio per mano e l'ho introdotto in un mondo dorato. Non riesco a immaginare nessuno che porti Giorgio per mano. Ora forse, ma una volta era un uomo in preda alla disperazione. Vuoi dire prima dell'omicidio? Quale omicidio? Jason Root. Vi sono molti modi per dimostrare gratitudine. Oh, Morris, per favore, smetti. Ho bisogno di qualcosa di dolce. Nel mio bicchiere, dico. Sai che se lo dicessi a Cliff... Si seccherebbe e mi tirerebbe le orecchie. Ti ucciderebbe. George, una volta mi disse che non avrebbe esitato ad uccidermi se lo avessi truffato nell'affare dell'International. Ma non credo che lo farebbe per una cosa così banale come la passione. Mi scusi, signore. Ecco la sua vestaglia. Io credevo... La riunione può anche aspettare. Questo invece deve essere sistemato adesso. Chiarito. Ecco perché sono tornato. Cliff, sono così turbata. Non lo sono più adesso. Ero ancora a Londra. Non mi importa, caro. Stavo cercando Clay per fargli... Oh, non parlare. Per fargli confessare che mentiva quando tu scrisse... Tu lo sai che mentiva. Confessarlo davanti a te. Lo hai trovato? No, non c'è. Vorresti sentirlo da lui. È questa la prova che ti convincerebbe. No. No, io sono convinta, Cliff. Sono convinta. Adesso. Non è solo questa la causa del dubbio. Tu m'hai sempre creduto colpevole. No, no, io... Oh, no, per favore, non lasciarmi. E tu non lo vuoi. Ho voglia di stare stretta a te. Ti amo. Da sempre. E sempre ti amerò. Lo promisi la prima volta. Quando affittammo quel cottage a East End. West. Era West.
posso esserle utile? Mi permetterebbe di rileggere gli atti di un processo per omicidio. Se mi dice di quale si tratta, questa leva serve per mettere a fuoco. Per spostare le scritte usi questa manopola a sinistra. Lei non vide il signor Eckrich tornare in ufficio? No, deve essere andata come dice lui. Deve essere passato mentre io... Mentre lei faceva che cosa, signorina? Mentre cercavo nella scrivania una bottiglia di medicinale. Lei teneva una medicina nel cassetto della scrivania? Ha una malattia cronica, signorina? Sì. Sono alcolizzato. E nella sua bottiglia che cosa teneva? Whisky. Non sto cercando di negarlo. Già, sembra infatti che lei tenti di basare tutta la sua difesa sul suo alcolismo. Trovò la bottiglia? Sì. Continui. Beh, sapevo che il signor Ruth era nel suo ufficio. Davvero? Ma dovevo... Non potevo continuare a fare lo straordinario senza almeno... Ma non volevo essere visto dal signor Ruth, così... Feci come al solito. E cioè? Sgattaiolai fuori e scesi nello scantinato, prima che il signor Ruth venisse ucciso. E naturalmente nessuno la vide sgattaiolare fuori prima che... Non lo so, forse qualcuno mi vide. Forse il signor Radcliffe. Lui mi vide al mio tavolo. Forse mi vide anche uscire prima del delitto. Signor Heath, durante il mio interrogatorio e durante l'interrogatorio del suo avvocato, lei ha deliberatamente e sfacciatamente tentato di gettare dei sospetti sul signor Radcliffe. Beh, lui era su in ufficio. Io non c'ero, ero nello scantinato. Sappiamo che lui era in ufficio, signor Heath. E sappiamo anche che il signor Radcliffe, in compagnia di un poliziotto, l'ha inseguita nello scantinato. Allora stava inseguendo qualcun altro e non me. Qualcuno che lui conosceva, forse un complice. È possibile. Forse aveva un complice. Signor Heath, sta chiedendo a questa corte di supporre che George Radcliffe si è implicato in un complotto per derubare ed assassinare un uomo che gli era grande amico e, come a tutti noto, affettuoso benefattore. Signor Hill, dopo aver osservato il suo tentativo inumano ed immorale per salvarsi la vita, io dubito che esista ancora qui una persona che continui a credere alle sue proteste di innocenza. Io sì. Signora Heath. Posso entrare? Credevo che non avrei mai scordato il suo viso. Nessuno di quei visi. Eppure mi è quasi successo. Beh, che cosa vuole? Per favore, posso... Credevo che niente potesse illuminare questo posto se non Donald entrandovi libero, scagionato. Ma mi sbagliavo. Lei lo illumina. Con i suoi vestiti, la sua carnagione, i suoi capelli e le sue gioie. Signora Heath, come mi ha trovata? Quelli dell'assistenza. Io non abitavo qui ai tempi del processo. Avevamo una casetta a Street. Donald non mi ha mai vista qui. Le piacerebbe che suo marito la vedesse in un posto come questo? Beh, cosa vuole? Io voglio che lei mi dica una cosa.
Come favore? No, la pagherò. Che cosa vuole che le dica? La verità. Non si compra quella. Lo so. Ho qua di tè? Io bevo sempre tè quando sto per sentirmi male. Donald cercava di tenersi su con whisky. Signora Hate, suo marito è in prigione, potrebbe non uscire mai. Se solo volesse dirmi... Voglio dire, se lei sa e può credermi, se le giuro che non lo dirò mai a nessuno. Se solo volesse dirmi... Cosa? Suo marito. Cosa? Era cosa? Mi dispiace, non ne sono capace. Non è capace di dirlo? Perché non può chiedermi semplicemente se mio marito era colpevole? Che cosa l'ha spinta a venire qui a chiedermi questo? Vuole proprio riaprire questa ferita? Mi dispiace, signora, veramente. Cosa è successo, signora Radcliffe? Perché è venuta a farmi queste domande? Qualcosa ha riaperto la vecchia partita? No, io non... Lei era in aula e ha sentito tutto. Ha visto mio marito piangere. Quelle lacrime spazzarono via la sua virilità, ma lo lasciarono anche pulito, innocente. Le donne intuiscono l'innocenza. Ma suo marito non piangeva. Lui sudava e il sudore non pulisce. Lei sapeva che lui era colpevole. Le donne queste cose le sentono. Se ha taciuto fino adesso, non può continuare a farlo? Non mi è mai passato per la mente. Mai! Gli avrebbero ridotto la pena se avesse detto dov'era il denaro. Pensa che ci avrebbe lasciati vivere così, in questo immondezzaio, se avesse avuto quel denaro? Crede che gli piaccia la galera? Se sapesse dov'è il denaro e potesse prenderlo, lo direbbe. Donald lo direbbe. Ora è guarito, sa, dal vizio del bere. Ha quasi un bel colorito in faccia, come quando lo conobbi. Anche suo marito avrà un bel colorito, immagino. Con i quattrini che ha, si può comprare il sole perfino a Londra. Che stai gettando via, Lucy? Lei deve credere il suo marito innocente, è chiaro. E deve prendersela con qualcun altro. Me la prendo coi topi. Sì, guardi. I topi affamati mangiano il formaggio senza restare in trappola. Le ho detto che la verità non si compra, gliel'ho data gratis. E adesso che la sa, come farà a cancellarla, ubriacandosi il giorno e dormendo la notte? Crede che il bere possa ucciderla o l'amore? Provi, stia fra le sue braccia e si faccia amare. Si lasci toccare dalle sue mani, mani d'assassino. Lasci che la uccida lui, la verità, per lei, così come ha ucciso Jason Root e il mio Donald. E come forse un giorno ucciderà anche lei. Stai facendo in questo luogo?
Marta, che stai facendo? Oh, Cliff, io... aveva un aspetto terribile. E volevi darle un assegno? Che impressione credi che farebbe se finisse nelle mani sbagliate? Oh, Cliff, io... Sta a sentire, ti rendi conto che la mia testimonianza ha mandato Heath in prigione? E ora do del denaro a sua moglie? Per quale motivo? Coscienza, silenzio, rispondi. Non lo so, non so neanche che denaro è il tuo. Potresti rovinarti. Che denaro è? Rispondi. Marta. Tu dimmelo, dove hai trovato quel denaro? Ne discuteremo a casa. No, no. Qui invece. Adesso. Cliff, dove? Te l'ho detto, feci un colpo. Ah, questa frase per tutti questi anni mi ha fatto fare sogni terribili. Un colpo in borsa, Marta. Te lo spiegai anche. Quel giorno vicino al fiume, ricordi il giorno che ti mostrai l'International? Sì, lo so, mi ricordo il giorno del processo. Tu mi spiegasti, sì, lo so. Non ti rendesti conto? Sì, io... No, io... Oh, Cliff, io non mi intendo di azioni e di rialzi. Cliff, me lo spiegasti. Ma cosa mi spiegasti? Dimmelo. Ho tutti i documenti a casa, note e ricevute. Ti mostrerò come ho fatto. Dimmelo. Chiesi un prestito e comprai. Fu un azzardo. Investii tutto quello che mi ero fatto prestare... su un'informazione di un americano che non avevo mai visto. Gli avevo solo parlato per telefono. Dovevo correre il rischio. Brooke mi fece balenare quell'affare e mi servivano un sacco di soldi. Un azzardo, Marta, niente di più. Sì, forse è così. Ma perché non riesco a crederti? Ancora non ci riesci. Oh, Cliff, portami a casa. Mostrami i documenti, le ricevute, ogni cosa. Vorrei tanto non aver bisogno di questo, ma io... Va bene, spero di ritrovarli. Ma forse ho tutto in ufficio, in archivio. Portami a casa lo stesso. Li troverò domani. Sì, domani. E se io non riuscissi a trovare quelle carte? Allora dovremmo dimenticare tutta la faccenda, vero? Ci riuscirai? No. E cosa farai? Non lo so. Io lo so. Continuerai a indagare, come hai fatto con la signora Heath, e forse andrai alla polizia. I tuoi sospetti faranno riesumare il caso. Nessuno riuscirà mai a dimostrare che uccisi Jason, ma mentre cercheranno di farlo, io sarò distrutto, noi saremo distrutti. E questo non te lo permetterò. Ci voleva questa corsa. Il vecchio toccasano, una lunga corsa all'aria aperta. Vuoi sgranchirti le gambe? Vieni, ti farà bene. No, sto bene qui. Fallo per me. Vieni. Già istento. West. Ricordi come lo desideravamo? Un posto dove rifugiarci se mai ne avessimo avuto bisogno. Andiamo a casa. Non c'è fretta. Voglio andare. La tua riserva di liquori. Vieni ad aiutarci. Mi avete lasciato qualcosa di forte. Dov'è Marta?
Lily? No, George, non ti permetto di seguirmi. Lily? Sono Lily. Ah, Lily, entra. Le stanze da letto chiuse mi danno sempre un senso di colpa. Ti senti bene, cara? Sì, sì, sono solo stanca. Non vorrai andare a letto a quest'ora, vero? No, sto andando a fare un bagno. Io... forse non ho visto affatto George in un taxi dopo tutto. È vero? Era George. Va a fare il bagno. Io mi siederò da qualche parte e parleremo. Non ho voglia di chiacchierare. Quello psicanalista da cui andai nel 35, non mi conoscevi allora. Diceva sempre, quando non hai voglia di chiacchierare, beh, non ricordo le parole esatte, ma voleva dire che la paura di parlare ha qualcosa a che fare con la paura di dare, sessualmente cioè. Sospetti George di dare? No, di prendere. Marta, cos'è che non va? Ah, non lo so, sono io che dubito. Oh, se sei pronta a biasimare te stessa, so esattamente cos'è che non va. Ma non è necessariamente vero, sai, che è sempre colpa della moglie quando il marito sbanda. Voglio dire, anche gli uomini non sposati sbandano. Sei sicura? No. Hai solo dei sospetti? Sì. Sospetto. La peste nera della mezza età. Quante cose possono farti amare un uomo? Come? Ah... quella è una di quelle piccole cose che nascono tra un uomo e una donna che vivono insieme. Di che cosa stai parlando? Del suo rasoio. Lo lavo sempre io per lui. Sono uscita così in fretta stamattina. Beh, c'è sempre una consolazione, Marta. Col tempo, qualsiasi cosa facciano, e indipendentemente dalla persona con la quale la fanno, finisce. Sì, deve essere bello quando tutto finisce. Lily, ti dispiace? Vuoi che me ne vada? Sei un tesoro. Bene, ti telefonerò domattina, cara. Sì, ecco, grazie. Forse anche prima di domattina. Finite le confessioni? Corri a salutare George e andiamocene meglio. Se n'è andato. Ha accompagnato quell'altro tizio all'aeroporto. Sei sicuro di aver sistemato bene quell'affare? Nel modo migliore. Grazie. Pensi che qualcosa ci possa danneggiare? Non credo ci sia niente da temere, George. Ma se hai qualche difficoltà, provvedi.
l'avevo sentita entrare. Oh, Cliff, aiutami. Come? Aiutami. Come? Mi sembra di essere al centro di un posto alto e vuoto. Ho tanta paura. Sono sempre stata protetta, Cliff. Ho sempre avuto forti braccia intorno a me fin dal giorno in cui ci conoscemmo. E mi sono sempre sentita protetta in tutti questi anni, dalle tue braccia intorno a me, dal primo momento fino adesso. Sono ancora intorno a te, Marta. No. No, io ne sono uscita. Non riesco a trovare quei documenti. Devono essere in ufficio. Ah, non importa, Cliff. Non vuoi più vederli? Non mi importa. Voglio che mi importi più di niente. Un momento fa, solo per un momento, ho perfino pensato di potermi uccidere. Smettila. Io ti conosco, Marta. Tu non potresti farlo. Questo non aggiusterebbe nulla. E tu hai bisogno che tutto sia in regola. Tu vuoi che Donald Heath sia liberato e il vero assassino sia messo dentro e pensi che sia io l'assassino. Quindi non ti ucciderai, ma mi denuncerai. Non credo che potrei. Non stasera. Forse neanche per un anno, ma verrà il momento. E pensi che io possa resistere? Non credo che potrei denunciarti, neanche se fossi sicura. Troverei il modo di abituarmi all'idea. Forse tu potresti, ma io no. E allora devo trovare il modo di accertarmi. Come? Facendo domande, rimestando come una iena in un cimitero? Marta, dimentica. Non ci riesco. Marta, tu non conosci gli assassini. Dovrei. Pensa se Ito fosse innocente. Vorrebbe dire che il vero assassino l'ha fatta franca per 6 anni. Credi che starà a guardare mentre tu tiri tutto a galla? Pensi che permetterà anche tu? Come immagini che proteggerà la sua libertà? Mi ucciderà. Sì? Ah, scusi. In che posso servirla, signora? C'è il signor Clay qui. Il signor Jeremy Clay. Nel retro. Mi pagherà quando esce. Sono Marta Redcliffe. Abbiamo avuto la sua lettera. E dopo tutti questi anni avete deciso di provvedere? L'abbiamo ricevuta solo adesso. Era in quel sacco postale rubato. Pensavo che non avesse risposto volutamente, che sfidasse il mio bluff e nient'altro. E invece non l'aveva ricevuta. Questo è il colmo. Era una menzogna, vero? La sua lettera. Un ricatto. Lui ha intenzione di fare qualcosa? Qualcuno dovrebbe farlo. Il ricatto è un grave reato. Punito dalla legge. Ma sa una cosa, signora? Io non credo che suo marito pensi a denunciarmi. Lei vuole farlo? Sì. Allora sarò punito. E non solo per il ricatto, Buddy. Ma anche per mancata testimonianza. Vede, io non mi feci avanti al processo, come si suol dire. Io sapevo tutto. Non lo avrei ricattato senza conoscere la verità, vero? Quale verità? Suo marito ammazzò Jason Root. Per questo non ho insistito. È pericoloso molestare un assassino. Oh, ammetto che spesso sono stato tentato di fargli pressione. Se il denaro mi avrebbe fatto comodo.
Una o due volte ho perfino girovagato intorno alla vostra casetta a Regent Park. Mi fermavo al cancello a guardare, a carezzare le statuette di bronzo. Di bronzo come la faccia di suo marito. Lui lo sa che è venuta qui? No, è partito. L'ha lasciata. Lasciata sola con questa terribile verità. Io non le credo. Rifletta, signora Radcliffe, se io sarò arrestato per ricatto, suo marito sarà arrestato per omicidio. Non starò zitto questa volta. Non importa, nessuno le crederà. Racconterò tutto, con tutti i particolari, esattamente come lo fece e come l'ho visto fare. Lei l'ha visto fare? Non avrei dovuto essere là. Non vi lavoravo più, ma vi avevo lavorato. Ed erano contenti di me. Dopotutto, un ex avvocato è un uomo di fatica piuttosto elegante. Lei era là. Sì, erano contentissimi. Fino al giorno in cui mi sorpresero a servirmi di quella bella riserva di whisky che il signor Ruth teneva nel suo ufficio. E allora mi mandarono via. Ma ci tornavo spesso, di notte, si intende. Non che io beva quella roba, ma la rivendevo e spendevo il denaro in vizi più esotici. Lei ha lasciato condannare un innocente, lo capisci? Dovevo far condannare suo marito? Non creda che io non abbia sentito del rimorso per lui. Lui disse la verità in tribunale. Ma la verità suona sempre così falsa. Se non avesse avuto il vizio di bere, avrebbe potuto avere me come suo testimone. Vede, mentre io sgattaiolavo al piano di sopra, lui sgattaiolava giù. Cosa farà, signora Redley? Avevo già pensato di uccidere. Sembrava così facile. Entrare nell'acqua bollente. Dicono che non si senta la lama affilata. No, su, andiamo. Perché non dimentica tutto, compresa la mia lettera. Io non voglio finire in prigione. E credo neanche il suo signor Redley. E mi sia grata che allora non mi fece avanti. Doveva farlo. Adesso sarebbe tutto passato. Ma non lo feci. E siamo tutti vissuti felici. E continueremo così, è vero? Oppure no? Oh, signor Radcliffe, il signore ha telefonato già diverse volte. Veda se può fissarmi un posto in aereo per New York. Stasera, se possibile. Signor Radcliffe, sua moglie credo fosse urgente. Sì? Oh, sì, è arrivato in questo momento. È la signora. Marta. E io gli credo. E mi hai chiamato per dirmi questo? Non potevo non dirtelo, Cliff. E ora che Clay ti ha convinto che io sono un assassino, credi di poter abituartici? Voglio abituarci. Ho sposato tutto di te, Cliff. E cercherò di dimenticarlo. Non ci penserò mai più. No. Seppellirò questo pensiero nella parte più remota della mia mente. E lo lascerò lì, nascosto. E naturalmente non lo dirai mai a nessuno. No, mai. Cliff, lo giuro. Oh, no, Cliff, resta. Come può vivere un uomo con una moglie che potrebbe denunciarlo in qualsiasi momento gli saltasse in testa? Cliff! Cliff!
invece dovevo credere a Clay, non mentiva. Non avrebbe confessato che era presente solo per costruire una menzogna. Ha detto che era là? Sì. E ha visto tutto. Mi dispiace per lui. Per i perturbatori sulla lista di delitti a chiesti di sistemizzazione.
Mancano solo 5 minuti alla fine del primo tempo. Pronto. Lily? Lily, ti richiamo dopo. Sono tornato. Sapevo che l'avresti fatto. Non posso lasciare le cose così, Marta. Abbiamo troppo da perdere. Sì. Sembri molto stanca, perché non te ne vai a letto? Prendi del latte caldo o una pillola che ti faccia dormire sola. Non ho bisogno di nulla, Cliff. Sono troppo stanca per star sveglia. Va bene. Buonanotte, Cliff. Vieni su.
dicendo che ero là era come dirti che io avevo ucciso Ruth. Prima o poi avresti capito. Allora, povero me. Sta calma, in fondo è così facile, ricordi? Me lo hai detto tu, entrare nell'acqua bollente. Già, chissà se le donne si spogliano quando si uccidono in questo modo. Non irrigidirti. Ecco, ti ho detto troppo oggi. Io parlo sempre troppo. Mettile dentro l'acqua. Non sentirai niente. Ecco bene, così. L'avevo fatta franca per anni e anni ed ero libero. Non ci ho guadagnato un soldo. Non ci ho guadagnato un soldo, ma ero libero. Cercai di nascondere il denaro. Quando lei mi inseguì, lo gettai dietro la caldaia. Invece, sbagliai la mira. Io sbaglio sempre. Il denaro finì nella caldaia e bruciò. Bruciò nella caldaia. Bruciò nella caldaia. Ero sicuro che fosse stato It. Ho condannato l'innocente. Anch'io. E signore, ora voi sapete chi è l'assassino di Jason Root, ma vi prego, non lo rivelate a nessuno.